ci vuole legno per fare il legno, ci vuole l'albero per fare l'albero, ci vuole il seme per fare il seme, ci vuole il frutto. In Maremma l'edizione 2019 della Giornata Mondiale del Diabete è stata celebrata presso la scuola primaria Andrea da Grosseto dall'associazione Giovani Diabetici guidata da Chiara Ceto. Alla presenza dell'assessore Chiara Veltroni e della dirigente dell'Istituto Comprensivo Grosseto 2 Lucia Reggiani. Circondati da bolle di sapone dai canti dei giovani alunni dell'istituto scolastico, nel cortile è stato piantumato un albero di olivo, simbolo di vita e di concordia, ornato da una coccarda blu, colore internazionalmente associato alla patologia. Questo giardino rappresenta il simbolo di tutte le scuole e di ogni momento in cui c'è la crescita dei nostri figli e dei nostri alunni. Per la nostra scuola tutti sono fondamentali e le differenze e le peculiarità di ciascuno sono una ricchezza per tutti e noi ci sentiamo tanto comunità. Siamo in un periodo di mutamenti, la società cambia e di pari passo deve cambiare la scuola e la famiglia. Questa trasformazione è dal più grande al più piccolo gruppo che è la famiglia. La scuola in questo caso è, diciamo, l'anello importante per questa trasformazione e oggi il simbolo dell'albero, della vita è quello che vogliamo celebrare nella Giornata Mondiale del Diabete. Per il diabete mellito di tipo 1 noi come associazione locale ma anche AGD Italia promuove la diagnosi precoce. In Italia quest'anno ci sono stati 3 casi in cui c'è stata la morte per diagnosi tardiva di diabete. Noi dobbiamo arrivare a quota 0 e attraverso informazioni, conoscenza, i sintomi, possiamo arrivare a questo risultato. Oggi con noi abbiamo anche la rappresentanza del comune di Grosseto, in questo caso qui l'assessore Veltroni, che oltre a occuparsi di scuole è anche da poco ricevuto la delega alla gentilezza. Scuola e gentilezza penso che sia il binomio perfetto, diciamo, perché dobbiamo lavorare sul percorso dei nostri ragazzi e sulla parola gentilezza che in sé per sé racchiude tanti significati. Ritengo che le buone maniere, le attenzioni che spesso la quotidianità forse ci porta a dimenticare sono la base dei buoni rapporti e della solidarietà. Credo che il gesto che è stato fatto dall'associazione di donare ad una scuola che poi rappresenta tutte le scuole del nostro territorio sia un gesto simbolico, un segno di vicinanza al territorio, ma soprattutto i ragazzi prendendosi cura anche di questo albero è come prendersi cura del prossimo e quindi è un simbolo di prendersi cura di chi ci sta attorno, anche con un semplice gesto. In occasione della Giornata Mondiale del Diabete, l'AGD, in collaborazione con l'Azienda Sanitaria Toscana Sud-Est, ha voluto promuovere una serie di iniziative volte alla conoscenza del diabete mellito di tipo 1, malattia metabolica che colpisce principalmente bambini e adolescenti e che registra in Toscana la presenza di un giovane con diabete ogni 1000 studenti. In particolare, proseguono le attività di screening e cura per imparare a gestire la patologia, avviate da tempo insieme ai reparti di pediatria e diabetologia dell'Ospedale Misericordia, guidati dalle dottoresse Susanna Falorni e Loredana Rizzo. Grosseto ha veramente una lunga storia e sensibilità in relazione a questa condizione, la condizione diabetica. Siamo stati la prima città in Toscana a organizzare il campo scuola. Quest'anno noi auguriamo il 40° campo scuola per bambini diabetici e da qualche anno collaboriamo anche con la collega, la dottoressa Rizzo, affinché anche in questi campi scuola ci sia un incontro anche con i giovani adulti, perché ovviamente il diabete inizia in età pediatrica e poi continua nell'età adulta. Noi lavoriamo insieme affinché possiamo portare questa sensibilizzazione nella città e devo dire che anche con queste manifestazioni sia l'Associazione dei Giovani Diabetici sia la città stessa risponde sempre nel migliore dei modi. Il presidio deve essere necessariamente territoriale, non sono tanti ma non sono neppure pochi nella provincia di Grosseto. Quindi l'Ospedale Misericordia giustamente deve rappresentare il punto di riferimento per questi bambini, ragazzi, per le loro famiglie, per tutti i familiari.
e poi anche per le persone adulte, perché questi ragazzi poi diventeranno adulti e quindi avranno necessità di assistenza e di supporto che è diverso rispetto a quello del bambino, e quindi la nostra, diciamo, vicinanza sia in queste occasioni di rappresentanza con la cittadinanza, quindi con le scuole, ma anche successivamente poi in ospedale, proprio quello di rafforzare l'integrazione e la transizione del bambino dal giovane diabetico all'adulto diabetico consapevole.